Allora, amici, avete visto un intro un po' diverso dal solito? Ebbene, oggi siamo a Villa Richelmi, sulle colline di Torino. Perché c'è stata questa introduzione un po' diversa? Perché nel momento in cui ci siamo recati di fronte alla casa, abbiamo incontrato degli Urbex, tra l'altro molto simpatici, Sì. Diverse che ci hanno dato anche diverse dritte. dritte, indicazioni, abbiamo parlato un pochettino dei posti che esploriamo di solito e loro comunque erano solamente Urbex, non hanno nessun canale, ma ci ha fatto veramente tanto piacere conoscerli e parlare un po' Ripeto. di tutte le indagini e ritrovarci sui posti che comunque, bene o male, sempre quelli della provincia di Torino e di Torino vanno ad esplorare. Sì, però ci hanno dato anche dei ganci buoni Sì, per per altre ville, altre molto ville allettanti, dove ci hanno nelle detto che sono vicinanze. successe cose un po' così Ne faremo particolari. Ne tesoro. faremo tesoro. E quindi, siccome loro lo fanno per passione, non avevano, diciamo, intenzione di farsi riprendere, abbiamo deciso di dare loro spazio Della nella villa. villa, a farsi la loro perlustrazione, e noi siamo venuti direttamente alla chiesa. Adesso vi faremo vedere. Di Villa Richelmi in realtà si sa ben poco, è una casa che è stata, diciamo, costruita intorno, si presume, fine 600, inizio 700. Il proprietario Richelmi ha preso possesso della struttura, che in realtà è una casa barra vigna, intorno a 1754, credo. Lui è stato uno degli ultimi proprietari. Questa casa è stata abbandonata ormai da diversi anni e quindi non ci sono leggende di fantasmi, ok? Però, come diciamo sempre in ogni indagine, a noi piace visitare posti che magari di per sé non hanno nulla, ma spesso e volentieri ci regalano delle grandi sorprese. Quindi, amorino, iniziamo? Iniziamo, vediamo un attimino cosa ci presenta questa piccola, ma allo stesso tempo molto fatiscente ed inquietante chiesetta che io ho proprio davanti agli occhi ora. Gireremo la telecamera e vi E vi faremo faremo vedere quello vedere. che abbiamo Ovviamente davanti. Adesso K2 RF in mano, zoom. preparo il Prepara tutto. lo zoom e niente, si dà inizio all'indagine. Allora, eccoci qua. Rino si è sistemato con la sua attrezzatura. Io ho appoggiato il K2 qua. Vi faccio vedere com'è all'interno questa chiesetta. Allora, ragazzi, vi dico già che non si può entrare e vi spiego anche perché. Questa chiesetta sotto, all'interno di sotto di questa chiesetta, c'è un tunnel. Infatti anche Villa Richelmi è anche famosa per questo tunnel qua. E ci hanno questi ragazzi Urbex che abbiamo conosciuto, ci hanno vivamente sconsigliato di entrare perché il pavimento sotto potrebbe crollare, proprio perché sotto c'è il vuoto. Quindi, tant'è vero che qui è murato. E c'è anche questo bastone come per dire non entrate. E siccome è bello fare urbex, è bello fare ghost hunting, ma con coscienza. E quindi abbiamo deciso di non entrare. Intanto io provo a fare qualche domanda al K2. C'è qualcuno qui che vuole o può comunicare con noi? C'è qualche entità particolare? C'è qualcuno qui? Se sì, potete avvicinarvi a questi strumenti? Dimmi. Ah, ma faccio una cosa, guarda. Tanto Ok, si può. Metto questo qui. Così ancora è te casca. Ok. un po' dentro, è stabile. Vediamo se riceve qualcosa. Tu, io al massimo ogni tanto lo guardo, vedo se vuoi puntare sul K2 e poi se vedo che brilla te lo dico. Anzi, magari fai una cosa. Punta tu il K2, così almeno io prendo qua. C'è qualcuno qui? C'è qualche residuo energetico in questo luogo, in questo posto, in questa chiesetta? Doveva essere una piccola cappella dove i proprietari della Sì, villa venivano a infatti, pregare. venivano a pregare. Avete modo anche di poter lasciare qualche messaggio sussurrando a questi oggetti che abbiamo in mano?
Noi magari non sentiamo adesso, ma possiamo ascoltarli dopo. C'è qualcuno qui? Apri l'auto, cazzarola. Quale dei due? Il K2. Ti giuro, ho avuto le trabecole io, ma ho visto che brillava. Beh, tanto comunque davanti alla telecamera. Esatto, puoi provare di nuovo a brillare, eh? Ho visto bene, ho visto fumo, fuffa. Puoi provare di nuovo ad avvicinarti a brillare, a far brillare lo strumento, per piacere? Ah, tra l'altro vi avviso anche, ragazzi, che siamo in un percorso nelle colline di Torino dove molte persone vengono a fare anche camminate, quindi se sentite in lontananza delle voci perché magari c'è qualcuno che sta facendo il percorso per andare verso Superga. C'è qualcuno qui? Puoi provare di nuovo a far brillare lo strumento, per piacere? Puoi provare di nuovo, per piacere? Ho sentito un rumore, hai visto? Un rumore, visto? Sentito? Ma prima ho sentito anche un rumore, ma non so se da dentro l'hai sentito. Sì. Puoi provare a fare ancora qualche rumore? Puoi provare di nuovo, per piacere? Niente. Niente, no, proviamo ad andare allora magari dentro all'interno della casa. Faccio ancora vedere la panoramica, ancora finito. Vedete com'è il pavimento. Va bene, ragazzi, allora noi adesso, che dici, proviamo ad andare? Andiamo a vedere nella casetta della villa. Nella casetta. Ok, adesso ci dirigiamo all'interno della casa. Ragazzi, questa è la collina di Torino. Sì, è davvero affascinante perché qua fai tutto il percorso nel bosco e poi ti imbatti in questi ruderi che sono la merce del tempo, della rovina. È interessante comunque, sì. Soprattutto quando ci sono belle giornate come questa. Infatti. Noi veniamo a caccia di fantasmi. Il giorno di Pasquetta, ragazzi. Belli appanzati dal giorno prima. Allora, eccoci qua, ragazzi, adesso vi facciamo vedere la casa. Ve la faccio vedere subito. Allora, e noi entreremo da qua. Adesso non so se magari ci sono ancora i ragazzi dentro, vediamo. Ecco, siamo entrati. Siamo dentro, ragazzi. Adesso cerchiamo di capire da che parte andare. È pieno di macerie. Sì, è molto qua, è proprio, guarda, mamma mia.
certi punti discarica. Non sono nemmeno esplorabili. No, qua non conviene, allora, secondo me si può andare giù di là fuori. Amo, amo, di qua, vieni. Allora, guardate qua, ragazzi, cosa c'è. Anche qui. Guarda qua. Sta brillando. Mega. Due tacche fisse, tra l'altro. Adesso una. C'è qualcuno qui? La corrispondenza della cantina. Le cantine hanno sempre qualcosa da raccontare. Sì. Guarda, mi hai dato un'altra tacca, sei riuscita a prendere? No, non sono riuscita perché ti stavo riprendendo da dietro. È debole come segnale, non è fortissimo. Però ogni tanto qua ci sono dei puntelli. Mamma mia, ragazzi, prendiamo quella da qui. Buon mamma. Sembrano catacombe. Andiamo a provare? Dai, togliamocela subito. C'è qualcuno qui? È incredibile come il nuovo si mischia con il vecchio. Guarda che roba, era tutto un cunicolo prima. Eh sì, perché c'è questo famoso cunicolo. Qua è pieno d'acqua, amo. Allora io direi che evitiamo di andare lì che c'è l'acqua, mo. Sì, tanto a parte un cadavere non c'è nulla. Sì, certo, come no. Non è vero, ragazzi. Allora qua, guarda se riesci a fargli vedere. Sì, provo a entrare io. C'è... No, no, aspetta, fagli... c'è come è fatto, praticamente c'è Sì, praticamente è una parte nuova con quella vecchia, hai detto bene. Provo a entrare un attimino da qua. Tanto non c'è niente. Guarda, qua c'è un pezzo. C'è un pezzo di. Della roccia. Guarda che roba. Guarda. Mamma mia. Incredibile. Però non mi piace stare qua dentro. Non mi piace. Aspetta, vado solo a vedere. Questa è una. Arma che pensavo fosse lo disegni. Radici. Non lo so, radici quelle. Ci sono quei rami che c'erano lì da Capriglio. Quelli là della terra. Quelli bianchi. Sì, sì, ho visto, ma ero da via. I regni albini. Usciamo, usciamo. Beh, ok. Anche c'è che si gela pure qua dentro. Ok. Allora sono stata io col piede. Era questo? Sì, questo. Aspetta. Sì, sembrava un gingillino. Proviamo a salire? Qua ci sono scale. Qui non c'era più nulla. No, c'è la parte esterna che è tutta. La porta buttata giù. Qua c'è una lettera.
Carlone. C'è qualcuno qui? Ha brillato? Non hai fatto la domanda. C'è qualcuno qui per piacere che può provare a comunicare con noi, se ha voglia, piacere? Guarda, visto? Guarda. Opla, ecco. Puoi provare a fare qualche rumore? Ero io. Puoi provare a fare qualche rumore? Ci sono dei fogli, se vuoi provare a spostare questi pezzi di carta, che sono leggeri. Guarda. Opla. Io spengo un attimo qua, così almeno vedo meglio. Non è forte, eh? No, infatti è molto debole, tra l'altro. Ho sentito un rumore. Eccolo, di nuovo che brilla. Ho sentito un rumore. Eccolo, di nuovo che brilla. Sei tu che hai fatto rumore? Subito dopo il rumore. Sei tu che hai fatto quel rumore? Due tacche fisse. Puoi provare a far brillare anche questo strumento che hai in mano, per piacere? Ti puoi impegnare un pochino? In concomitanza di là. Ci stai dicendo? Sì. Ci stai dicendo che dobbiamo andare di là? Fisso poi. Ma guarda. Sono io che ho spostato il braccio. Vuoi provare a fare qualche rumore? Proviamo a spostarci. È arrivato al rosso qua. Ah, sì? Guarda. Ho fatto un passo e è arrivato al rosso. Vuoi provare a dirci qualcosa? Ma com'è possibile? Ma è come se punta, cioè più ti giri e sì, più lui ti dice. È come se ce l'avessimo davanti. Sì, è vero. Sei qui davanti a noi? Puoi provare anche a far suonare lo strumento? Oppure se prova a spostare uno di questi fogli che sono a terra. Bulla. Puoi provare a spostare qualche foglio che c'è a terra? Puoi provare a fare qualche rumore? Vuoi dirci qualcosa? Lo puoi lasciare detto a queste telecamere, poi noi lo riascoltiamo. Caspita. Porca miseria, ragazzi. Anche il K2 ha brillato. Puoi provare a far brillare di nuovo anche il K2, per piacere? Puoi fare qualche rumore, puoi parlare.
È un punto fortissimo e vuole proprio comunicare. Sì. Ci stai dicendo che dobbiamo andare nell'altra stanza? Proviamo ad andare in un'altra stanza, poi al massimo ritorniamo. Massimo ci segue, se vuole comunicare ci segue. Allora, qui ci sono dei documenti, guida breve all'agricoltura, appunto essendo che lui era un coltivatore, almeno il proprietario Richelmi era un coltivatore di vigne, credo che questi documenti siano per la maggioranza... Che poi tra l'altro credo neanche Richelmi, perché alcuni sono... Richelmi era del 1700 e lui ha vissuto, ha tenuto questa casa fino all'800, poi sicuramente sarà preso da qualcun altro, perché anche ci sono le buste in plastica, che comunque la plastica... Allora adesso non faccio il nome, ma comunque è un professore universitario, qua c'è un pagamento. Questa è la data di nascita sua, mi sa, aspetta, 83 forse, penso sia questa. Sarà l'anno in cui è stata abbandonata poi perché la casa. Nel 1912 sarà quando era nato lui. Qua è pieno, mamma mia ragazzi, è pieno di documenti qua. Io non ci passerei sopra perché amo... Lì è vuoto, non vorrei che qua fosse legno e si casca giù. Sì. Evitiamo. Lo schedario buttato così al vento. Guardate ragazzi. Che buttare tutto così alla rinfusa, ma neanche quando nei film ti perquisiscono la CIA, sì, sì. Vengono a cercare i documenti segreti. Ma qui è perché avranno fatto bordello. Non sappiamo com'è il pavimento sotto con tutta sta roba. È legno qua. Beh, se i giornali stanno. I giornali stanno, che se tu che ne sai che sotto magari è crepato. Sotto c'è poi una specie di soffitta, le scale le avevano rifatte, quindi questo travestio qua però non riesco a passare. Che si va di fuori di qua? C'è un'altra stanza. Di qua? C'era questo specie di portico terrazzo che deve avere una vista sensazionale dall'altra parte. Quella stanza anche qua. Anche qua. Sei l'entità di un uomo? Il professore? Forse è quella del professore? Sei il professore? Sei l'entità di un uomo? Se sì, vai fino al rosso. Sei l'entità di una donna? No. Secondo me è il professore. Ma il professore poteva essere il pagamento quello, eh. Anche doveva essere... C'era sempre lo stesso uomo. Sì? Può essere che ci sia qualcosa fuori qua. Guarda come impazzisce. Ma qua fuori non c'è niente, non c'è nel senso che in mezzo a nulla. Non c'è niente di niente. Tra l'altro, ragazzi, mentre venivamo giù siamo passati sotto un ripetitore, abbiamo fatto la prova del 9, abbiamo acceso il K2, non faceva niente.
Allora, io faccio una cosa adesso, aspetta, eh. Sono io. Vuoi lasciarci detto qualcosa? Continua a brillare. Anche il K2 ha brillato. Caspita, non lo becco mai. Puoi provare anche a far brillare il K2 per piacere, come hai fatto prima, pochi secondi fa. Ve lo ripetiamo ragazzi, se sentite delle voci è perché dalla collina vengono su voci di gente che comunque sta passando la Pasquetta, quindi se sentite voci sono quelle. Puoi provare a far brillare di nuovo il K2? Vedete ragazzi che è veramente di qua, di questa casa non avremmo mai pensato che nessuna leggenda, nulla del nulla, eppure l'RF sta dando riscontro, davvero. Puoi provare per piacere di nuovo a far brillare il K2? Puoi provare a fare anche qualche rumore? Dobbiamo metterci di là. Vedi che non è solo, anche qua adesso sta brillando, non è solo fuori, guarda. In concomitanza di questa stanza qua, eh? Sì, questo perimetro qua. È qua che hanno trovato di cui parlava prima il signore? Caspita. Se è qui che hanno trovato. Puoi provare ad andare fino al rosso? Molto chiaro. Vabbè ragazzi, non vi diciamo cos'è. Guarda, esattamente questa cosa dello una roba che rimane qua. Può essere, chissà. Molto forte qua la presenza in e anche il K2 ogni tanto brilla, però non è il movimento, perché se io faccio il movimento non me lo fa. Puoi provare di nuovo a far brillare il K2 per piacere? L'RF è impazzito, mi sento toccare i capelli davvero? Sì, cazzarola, sei tu che mi tocchi i capelli? Se sei tu che mi tocchi i capelli, vai fino al rosso. Fermo al giallo, ma quando mai? Sembrano conferme. Sì. Fermo, poi di nuovo fermo. Comunque se ci segue, vuole comunicare. Eh sì, qua erano proprio documenti solo di 9 aprile 1981. Sì, comunque è stata 81. Sì, comunque è stata 81. Sì, comunque è stata 81. Sì, comunque è stata 9 aprile 1981. Sì, comunque è stata abbandonata intorno agli anni, primi anni 80, secondo me. Apparteneva a te questa casa? All'entità che c'è qua dentro? Apparteneva a te? Secondo te il professore? Mm.
presenza e basta. Anche qua brilla, vero? Sì, 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 continua. Sì, sì. Ma è l'entità del professore? Sì, sì, prova ad andare fino al rosso. O fammi brillare il K2. È l'entità di qualcun altro? Puoi provare a fare qualche rumore per piacere? Sono io che mi sono grattata. I capelli te li senti ancora? No, sono. Puoi provare a fare qualche rumore per piacere? Puoi far muovere quelle imposte, quella finestra? Puoi provare? Provo ad avvicinarmi. Provo ad avvicinarmi. Mi sa che va fino in cantina, può darsi. Provo. Aumenta quando lo metti fuori, però sì. Non c'è nulla fuori. Puoi provare a fare muovere questa finestra? Fai ancora due domande, io mi rimetto la felpa. Mm-hmm. C'è un po' di arrivetta. Puoi provare a far muovere questa finestra il K2? O far brillare il K2? Dobbiamo andare da un'altra parte. Proviamo a vedere se ci sono ancora altre stanze. Sembra che ancora qualcosina ci sia. Qui la faccio vedere sul tetto. Faccio vedere ai ragazzi. Però qua c'è la porta del tetto. C'è una giornata stupenda. No, ma non mi fido, abbi pazienza, no, non mi piace, guarda com'è quella cazzo di legno, è bruttissimo. Un sacco di pagamenti, voglio fare per te. Forse di là? Camminiamo ai lati, amo. Urca, proprio nel punto di prima. C'è qualcosa qua da leggere? C'è qualcuno qui per piacere che può provare a comunicare con noi? Qui è totalmente spento. Non fa niente? Non fa proprio nulla. Di corpo proprio. L'attività è solo dall'altra parte. Devo capire, secondo me.
Come la percepisci questa stanza tu? Ma allora, di per sé, allora, sarà che sono un po' agitata l'idea, perché allora gliela spiego. Sì. Allora ragazzi, ve la spiego brevemente. In realtà c'ho un senso di inquietudine, ma non tanto per quello che ci può essere qua dentro, ma perché questi urbex che abbiamo incontrato ci hanno detto che qua in questa casa gira un tizio un po' svitato che pensa che questa casa sia sua e che quindi appena vede qualcuno caccia in malo modo, anche in maniera molto aggressiva. Quindi per quello che dico, che bisogna sempre aver paura dei vivi e non dei morti, quindi c'ho l'ansia di beccare sto tizio qua, quindi non mi sto facendo... Che cazzo è stato?